Possente, muscolosa, sembra capace di andare dappertutto, eppure è elegante, quasi un classico. Se non fosse tedesca al 100%, potremmo dire che ha il fascino British delle Range Rover. La nuova Mercedes AMLE è davvero un classico. Anche se non sembra, sono addirittura 15 anni che è in produzione. E questa è la terza serie, aggiornata nello stile e nella meccanica. Partiamo proprio con lo stile, che ha guadagnato in sportività, con un frontale più aggressivo, nuovi fari e la piastra inferiore. Anche nella zona posteriore, il portellone viene aggiornato con lo spoiler e nuove luci. Con qualche accessorio a richiesta, poi, come i cerchi AMG da 21 pollici o le pedane cromate, si fa presto a rendere la AMLE un modello molto personale e pronto a tutto. In realtà, la AMLE, proprio basandosi sul listino delle opzioni, può cambiare volto radicalmente. Così come la vedete, è un elegante e imponente SUV, imponente ma non necessariamente ingombrante. È lunga 4,80 m e tra le sue concorrenti principali è la più piccola, naturalmente con le virgolette. La Cayenne è a 485, la BMW X5 486 e l'Audi Q7 addirittura a 5,09 m. Uno dei pacchetti più interessanti, che però non è presente su questo esemplare, è quello on and off-road. Marce ridotte, differenziale autobloccante centrale e 6 programmi per i diversi terreni, compresa la regolazione in altezza delle sospensioni, che permette addirittura di arrivare a 60 cm di guado e 285 mm di altezza da terra. Insomma, se la volete veramente cattiva, dovete deciderlo al momento dell'acquisto. Ma se invece vi accontentate, si fa per dire, di 4 stelle in fuoristrada, va bene anche questa. Infatti è capace di fare cose egregie e molto merito le viene dal motore. Diamo per scontato che con le gomme giuste possa padroneggiare agevolmente la neve o lo sterrato, ma anche le pendenze ripide non le fanno di certo paura. Oltre al telaio, il punto di forza della AMLE350 è nel motore. Un 3 litri turbo diesel che è già a Euro 6, che limita le emissioni inquinanti con l'immissione di un additivo, l'AdiBlue, che è una soluzione di acqua e urea, e da qui il nome BlueTech. Ha 258 cavalli e una coppia mostruosa di 620 Nm, che esercita attraverso un cambio a 7 marce automatico. In pratica vuol dire che si marcia sempre con un filo di gas, ma con una riserva di grinta senza limiti sotto l'acceleratore. E se proprio vi voleste togliere lo sfizio di una prova sprint al semaforo, sappiate che la AMLE350 fa lo 0-100 in 7,4 secondi, più o meno come una Porsche Cayenne turbo diesel, che è meno potente. Con tutta questa vivacità, la AMLE non è certo un peso piuma, ma non fa sentire più di tanto i suoi 2411 kg con il pilota a bordo. Sì, un soffio meno di 2,5 tonnellate. Hanno fatto di tutto a Stoccarda per limitare il peso. Alluminio per i cofani e i parafanghi e leghe leggere dappertutto, ma rimane ancora tanto massiccio acciaio teutonico intorno. E come ovvio, questo peso, unito alla trazione integrale e alla resistenza aerodinamica tipica di queste sport utility, non poteva andare a favore dei consumi di gasolio. E non fatevi troppo convincere dai dati dichiarati. C'è un vero abisso tra i 14,7 km litro in media indicati dalla Mercedes e gli 8,9 rilevati dal centro prove. E dentro? Dentro è il salotto buono, anzi un salotto quasi di lusso, anche se si nota che molte finiture sono realizzate per durare a lungo e anche per subire qualche strapazzo. Tutto contribuisce a far dire, però comoda questa macchina. La posizione di guida, il clima che risponde all'istante, la distanza fra i sedili anteriori e quelli dietro, le regolazioni precise, quasi tutte elettriche. E qui dentro cosa c'è? Beh, certo che ci vuole davvero una torcia elettrica, perché la classica lampadina, quella se la sono dimenticata. Certo, vi diranno che basta far scorrere il tendalino, ma una lampadina quanto costa? La classe M è per nascita un po' la madre di tutte le SUV di lusso. Le altre sono arrivate dopo e hanno preso strade diverse. Ma la AMLE350 sa di poter percorrere quasi tutte le strade, con classe e sicurezza. Costa 64.000 euro, ma non fidatevi del listino.
Quando abbiamo provato a fare i conti con questa versione, che è molto ricca, sapete quanto è venuto fuori?